Il Piemonte vince il bando della Via Francigena for All, ottenendo l'intera posta di 1,6 milioni di euro sui fondi statali che serviranno a rimettere a nuovo strutture e percorsi della millenaria porta d'ingresso dei viandanti verso la pianura padana. Il progetto, studiato per rendere il sentiero accessibile anche alle persone disabili, si è laureato a pieni voti ottenendo il massimo del finanziamento. E così si entra nella fase operativa, con l'apertura immediata dei cantieri lungo i 250 chilometri che attraversano 4 parchi naturali e 47 comuni. Nel biellese sono coinvolti i comuni di Cavaglià, Roppolo e Viverone. E le risorse serviranno principalmente a migliorare l'accessibilità dei servizi turistici e dei beni culturali e religiosi sui 36 chilometri di tracciato. Il tutto affiancato anche da un'indagine esplorativa sul grado di raggiungibilità delle strutture ricettive da parte delle persone con disabilità. A questo si aggiunge la mappatura completa del percorso. Saranno attivati anche tirocini lavorativi rivolti ai soggetti portatori di disabilità presso le strutture di accoglienza e presso gli uffici di informazione lungo l'itinerario della Via Francigena, una linea di intervento che si calcola possa coinvolgere almeno 30 persone.